Ciao ragazzi, in questo video andremo a vedere 5 dei secondo me migliori metodi per guadagnare online, quindi senza mai lasciare la comodità della propria casa. E addirittura tutti questi metodi sono adatti anche per minorenni, quindi veramente non hai scuse per non guardare questo video. E state molto attenti perché andrò ad elencare questi metodi dal più difficile al più facile, quindi per ogni metodo che passa la difficoltà andrà sempre a diminuire. Purtroppo non è mai bello fare video di questo genere perché le critiche sono sempre molte e spesso e volentieri viene attribuita la sbagliata figura del fuffaguru. Io quindi vi prometto che ogni metodo in questo video si è dimostrato funzionante da me o da persone che conosco. Piacere per chi ancora non mi conosce, io sono Matteo Frasinei e nella vita parlo di soldi e di finanza personale sul web. E se anche tu come me sei interessato a migliorare la tua situazione finanziaria e fare sempre più soldi, allora sei nel posto giusto. Quindi iscriviti al canale ed attiva la campanellina per non perderti i 2 video settimanali che faccio a tema. Direi che l'introduzione è stata fin troppo lunga, quindi iniziamo subito. Allora, il quinto metodo è sicuramente quello di mettere like a questo video per aiutare me e il mio canale con l'algoritmo di YouTube. No dai, a parte gli scherzi, metti like ugualmente, ma il quinto metodo è quello di diventare un influencer, che personalmente è anche quello che faccio io. La mia principale fonte di guadagno deriva proprio dalla mia attività come content creator. Non è assolutamente facile e a me ci è voluto un anno di duro lavoro, anzi di durissimo lavoro, ma ora che faccio questo a tempo pieno ti posso assicurare che ne vale la pena. Fino a non molto tempo fa facevo il cameriere per 1500 euro al mese. Ora fatturo più di 100.000 euro l'anno facendo video su YouTube, TikTok e Instagram. Il creare contenuti online apre veramente un sacco di opportunità di guadagno. Infatti, al contrario da come comunemente si pensa, l'influencer non guadagna solo dalla monetizzazione nei suoi video, cioè dalla pubblicità che appare davanti o durante un video. Al momento la maggior parte dei miei guadagni deriva da sponsorizzazioni con aziende oppure da programmi di affiliazione che a parer mio sono fantastici perché ancora oggi continuo a guadagnare soldi da vendite che generano dei video che ho creato mesi fa. Per riuscire però ad avere successo in questo ambito dovrai veramente veramente faticare. Dovrai essere costante nel creare contenuti e anzi spesso lo farai per veramente pochissime persone sentendoti scoraggiato. E molto probabilmente ancora prima di guadagnare qualcosa dovrai lavorare per mesi gratis vedendo pochi risultati. Che è tra l'altro proprio come è successo a me. Ma ti assicuro però che una volta preso il via i soldi cominciano ad entrare. Arrivano in grandi quantità e continuano sempre ad aumentare. Ma se sei una di quelle persone che si vergogna di stare davanti alla telecamera, non ti preoccupare perché il quarto metodo è quello di diventare un freelancer. Uno dei modi più semplici per fare soldi online, secondo me, è quello di prendere il tuo lavoro offline o una tua abilità e praticarla online. È semplice come concetto, ma assolutamente non facile da applicare. Per questo ho inserito questo metodo al quarto posto. Come funziona? Basta che tu individui qual è quella cosa che tu sai fare bene, meglio degli altri, e che le persone sono disposti a pagarti per farla. E credimi che vale veramente tutto. Puoi offrire assistenza tecnica per risolvere problemi al computer, puoi insegnare una materia scolastica che conosci particolarmente bene, puoi programmare, puoi disegnare, editare video, insomma non c'è veramente limite alla fantasia. Una volta individuato il tuo punto forte puoi creare degli annunci su siti come Fiverr o Upwork che servono proprio ad unire i freelancer con i loro clienti ed iniziare a guadagnare. Conosco personalmente dei freelancer che lavorano online in giro per il mondo, sono dei veri e propri nomadi digitali che vivono viaggiando il mondo e dedicano qualche ora al giorno per lavorare online. Mi sembra giusto anche qui sottolineare che non è facile diventare un freelancer, ma con un po' di perseveranza ed abilità è più che fattibile. Bene, andiamo ora a vedere il terzo metodo, che è quello di tradurre o insegnare una lingua. Questo in realtà si poteva benissimo collegare al punto che ho fatto prima sui freelancer, ma lo ho voluto staccare perché qui le opportunità sono veramente molto più ampie. Infatti sì, puoi benissimo insegnare una lingua o tradurre dei testi come freelancer su Fiverr o Upwork, ma puoi anche utilizzare dei siti appositi per insegnare o tradurre una lingua e lavorare proprio direttamente da questi siti. Uno che mi viene in mente ora per la lingua inglese è per esempio Cambly, ma con un minimo di ricerche online sono sicuro che troverai un sacco di opzioni. E anche qui l'opportunità di guadagno è abbastanza alta. Si può tranquillamente arrivare a guadagnare uno stipendio intero facendo questo tipo di attività. E lo si può fare con più facilità rispetto al diventare un influencer su Fiverr o Upwork. Proprio perché esistono veramente un sacco di piattaforme dove puoi insegnare o tradurre una lingua. Ed eccoci arrivati al secondo metodo per guadagnare online, che è quello di fare sondaggi. Sono sicuro che la maggior parte di voi ne ha già sentito parlare un sacco di volte perché effettivamente è un metodo molto semplice da applicare. Basta infatti creare un profilo su uno dei 1000 siti che ti paga per rispondere ai sondaggi ed il gioco è fatto. Alcuni di questi siti sono per esempio LifePoints, Toluna o Google Opinion Rewards, ma in realtà ce ne sono veramente molti altri. Anche qui basta fare una piccola ricerca su internet per trovarne a centinaia. Ovviamente essendo un metodo facilissimo
pochissimo da applicare, infatti dovrai solo rispondere a dei sondaggi, i guadagni saranno bassi, anzi molto bassi. Io credo che, anche se preso seriamente, difficilmente potrà farci guadagnare più di 100 euro al mese. Resta comunque un buon metodo per tutti quei ragazzi che hanno bisogno anche di pochi soldi per togliersi qualche sfizio. E finalmente eccomi qui che vi posso presentare il primo metodo, che secondo me è uno dei più facili, ma è quello che senza alcun dubbio ci farà guadagnare più di tutti, cioè vendere prodotti che riceviamo gratis da Amazon. Ma come vendere prodotti che mi regalano da Amazon? Grazie di averlo chiesto, so che sembrerà strano, anche a me all'inizio ha fatto questo effetto, ma statemi bene a sentire perché questo metodo è veramente una figata. Partiamo subito dal presupposto che quando noi andiamo su Amazon per comprare un prodotto, cosa facciamo? Scrolliamo i primi prodotti in lista e ne compriamo uno. Perciò se ci sono per esempio 5 pagine di risultati per una ricerca, nessuno andrà oltre la prima. E questo per tutti i nuovi venditori su Amazon è un grande, anzi grandissimo problema, perché non avranno mai l'opportunità di crescere e fare un sacco di vendite se i loro prodotti sono nell'ultima pagina sotterrati da tutti gli altri. Esiste però un metodo che gli può permettere di scalare questa classifica in una maniera relativamente semplice. Infatti sono vari i parametri che Amazon usa per determinare dove far apparire un prodotto, e alcuni dei più importanti sono il numero delle vendite ovviamente, le recensioni, le keyword che vengono usate per trovare il prodotto ed un sacco di roba del genere. Quindi potrei capire che ci sono un sacco di venditori che sono disposti a vendere il loro prodotto per poi rimborsare l'intero prezzo in cambio di una bella recensione e qualche altra azione simile, per poter quindi arrivare tra i primi in classifica nella ricerca di quel determinato prodotto. E attenzione, non sto parlando solo di prodotti come possono essere magari un cappello, una busta di pennarelli oppure una tazza da tè. Anzi, spesso si tratta proprio di prodotti che hanno un prezzo elevato, come cuffie, smartphone, aspirapolveri e tutta roba del genere, che noi ricevendo gratis potremo poi rivendere per un profitto. Matteo, ok, questo è tutto bellissimo, ma come funziona? Di nuovo, grazie di averlo chiesto, e so che rendersi conto di come funziona e fare tutto da solo può essere estremamente difficile. Per questo ho cercato e trovato uno sponsor perfetto per questo video, cioè Addiformula. E prima che tu me lo chieda, no, non è uno di quei corsi dei fuffaguru che ti prendono migliaia e migliaia di euro per nozioni obsolete. Qui stiamo parlando di un corso serio e dettagliato, che costa anche poco e che ci va a spiegare step by step tutto il procedimento che dobbiamo fare per ricevere prodotti gratuitamente da Amazon, e ci fa vedere anche cosa dobbiamo fare per poi rivenderli. E i punti forti secondo me di questo metodo per guadagnare online sono veramente tanti, tra cui il fatto che è adatto per veramente persone di qualsiasi età, anche minorenni addirittura possono farlo. E inoltre, sia il metodo presentato nel corso che la rivendita di questi prodotti in maniera occasionale si può fare in completa legalità, senza bisogno di aprire la partita IVA e senza avere problemi con le tasse. Un altro vantaggio è l'estrema semplicità del processo. Infatti, una volta studiato il corso, sarà veramente facilissimo ricevere questi prodotti, e ci va anche a occupare poco tempo della nostra giornata. Io direi che 30 minuti sono più che sufficienti per prendere questa cosa con massima serietà. E inoltre, con un investimento così piccolo, la possibilità di guadagno da parte nostra è veramente altissima. Conosco persone che hanno guadagnato tranquillamente 2-3 euro al mese rivendendo prodotti tramite questo metodo. Poi un'altra cosa è che non servono assolutamente grandi capitali per iniziare. Basta ovviamente avere soldi per comprare il corso e avere soldi per comprare il primo prodotto, che poi ci verranno rimborsati comunque. Quindi vi ho voluto lasciare questa chicca a fine video proprio perché sono convinto e ho già visto questo metodo funzionare tante volte. Tant'è che io stesso in futuro farò un video dove provo di persona a fare una challenge dove utilizzo il metodo e rivenderò uno di questi prodotti. Vi ricordo che se volete acquistare questo corso, sono riuscito a farvi avere uno sconto del ben 20%, che fa scendere il prezzo del corso ad un prezzo veramente molto basso, anzi troppo basso a parer mio per il valore che è offerto. Basta cliccare link in descrizione ed inserire il codice Matteo20 durante la fase di checkout. Ah, quasi dimenticavo, oltre a ricevere il corso avrete pure accesso ad un gruppo Facebook privato dove vengono proprio proposte queste offerte direttamente dai venditori, e quindi vi semplificherà notevolmente la fase di ricerca dei venditori che sono disposti a regalare i loro prodotti. Bene, finalmente siamo arrivati alla fine del video. Se hai trovato almeno uno di questi metodi utili, ti invito allora ad iscriverti al canale, così da rimanere aggiornato ogni volta che esce un video simile. Inoltre lascia un bel like al video e noi ci vediamo settimana prossima.